L'idea di fare l'elettroshock. La pressione è normale. C'è qualcun altro che l'ha fatto? A me l'hanno fatto. Grazie, sei stato molto rassicurante. Non so se è il caso di farlo. Fa quella cavolo di terapia e piantala. Greg, c'è una procedura. Certo, la procedura. Non vorremmo cambiare la procedura per dei risultati. Easy ha avuto una brutta notte stanotte. Ha deciso di tornare a fare l'idiota anziché l'ipocrita. Passiamo ad altro. Alvi, sei a buon punto con quel tuo rap che devi scrivere? Certo. Ma in realtà no. Non mi va di scrivere i miei pezzi. Perdono tutta la spontaneità. Non sono più, ecco, estemporanei. Alvi, se annoti almeno qualcosa... Quando arriva il momento, non c'è tentennamento. Quando la luce si accende... Sì, se sei un genietto. Che fa rima con piselletto? Scusa se vi interrompo, Beasley. Il dottor Nolan mi ha chiesto di darti questo. Un permesso per oggi. Vorrebbe che ci andassi. Grazie di essere venuto. Speravo potessi dare un'occhiata alla cartella di mio padre. Vuoi un consulto? Hai già sentito tutti i dottori sani di mente della città? Pensavo ti facesse piacere uscire. La donna delle pulizie l'ha trovato sul pavimento della cucina. I medici di qui pensano che non si riprenderà e che dovrei staccare la spina. Volevo un altro parere, così ho pensato che sarei stato sciocco a non chiamarti. Ictus lacunare seguito da infarcimento emorragico. Gli ha distrutto il cervello. Non è rimasto niente. È quello che pensavo. È quello che sapevi già. Il suo cervello è stato devastato dal sangue. È finita. Lo capisce qualunque dottore che guardi questa tacca, anche uno psichiatra. Tu volevi qualcuno che ti dicesse che ciò che devi fare è giusto, che ti dia il permesso, la soluzione. Non adesso, House. Non hai amici, non hai famiglia. A un certo punto della tua vita hai commesso uno sbaglio, hai perso tutto. E io sono ciò che è di più simile a un amico. Adesso smettila. Non mi serve che tu stia qui a fare questi giochetti.